Eccolo qui, questo mattone. Ragazzi, pesa tantissimo, dentro ci sarà tanta roba, ma guardate che scatolo. Già, poi è tutto da montare, quindi immaginate quanto sarà grande. Ciao a tutti ragazzi di Dinorec, bentornati sul canale. Oggi è il turno del Brachiosauro nella linea Hammond Collection, Brachiosauro ovviamente della Mattel. Vi ricordo che già sul canale abbiamo recensito altri dinosauri della Hammond Collection, il Tyrannosaurus Rex, il personaggio John Hammond, fondatore del Jurassic Park, il fantastico Giganotosaurus, modellino splendido, e l'ultimo della settimana scorsa, il Terizinosaurus. No, non è questo. Il Terizinosaurus, appunto, eccolo qui. Anche lui spettacolare modellino ispirato al pterodinosauro di Jurassic World Dominion. Ma oggi vedremo il brachiosauro di Jurassic Park. Vedete qui la scena del brachiosauro che si impenna per mangiare con i tre personaggi proprio di quella scena, che sono John Hammond, Ellie Sattler e il dottor Alan Grant. Ho fatto un video molti anni fa dove appunto raccontavo le emozioni di quel giorno. Partiamo con il dire che il brachiosauro di Jurassic Park in realtà è un giraffatitan branchai. Giraffatitan prima del 1991 era classificato proprio come brachiosauro. Ovviamente noi lo chiameremo brachiosauro perché nel franchise si chiama così. Questa è la scena più iconica del film. È uno dei dinosauri più grandi di sempre. Nella saga è terzo in ordine di grandezza dietro il Dreadnoughtus e il Mamenchisaurus. Sono molto contento che Mattel abbia rilasciato un nuovo Brachiosauro, anche perché sono molto affezionato ai sauropodi. Loro non hanno nessun discendente nei giorni d'oggi. Sono una famiglia di animali scomparsa per sempre. Ma loro, alla Mattel e ancor prima a Jurassic Park, li hanno riportati in vita. Vedete qui a fianco ci sono tutti i pezzi che ci serviranno per assemblare questo enorme sauropode. Scartiamolo. Una gamba è lunga più di una banana. Guardate i pezzi di Brachiosauro sul tavolo, sembra una scena novecentesca in una Wonder Camera. Adesso dobbiamo montarli. È facilissimo montare i Mattel perché vedete, hanno tutti gli ingranaggi al posto giusto. L'importante è non sbagliare la posizione delle gambe e delle braccia. Questo. Vedete come si incastrano benissimo. Tra l'altro ci sono anche le lettere, vedete B con B, non ci si può sbagliare nel caso in cui non sapeste che il brachiosauro è un sauropode che ha le gambe più corte delle braccia. Classica postura appunto da giraffa. E a questo punto manca soltanto la testa. Comunque già si percepisce l'elevata qualità di questo modellino. Cioè, la testa è fantastica, il collo è morbido, è devastante, ragazzi. È un modellino devastante. Se vi piace il Jurassic Park, vi piace il Brachiosauro, ascoltatemi, questo fa il caso vostro. Pensavo che bastasse la distanza della telecamera, ma secondo me ci dobbiamo allontanare un altro po'. Eccolo qui, il brachiosauro, ragazzi. Guardate che bello. Che onnipotenza! Cioè, è spettacolare! Cioè, è articolabile, ma rimane comunque morbido. Vi consiglio piano piano di giocarci un po' alla volta. Vediamo se il collo si può muovere. Sì, può fare dei movimenti, ragazzi, laterali, ma non mantiene più di tanto la posizione. Diciamo, ha anche degli scatti all'interno, deve avere qualche meccanismo di. Vabbè, non ci interessa perché a noi piace la posa quella eretta, comunque non deve fare chissà quali movimenti, cioè non è certo stato concepito per giocarci, o meglio, ci si può anche giocare, ma la cosa figa di questa linea è l'esposizione. Ovviamente per una questione di spazio. Era ovvio che vendessero il modellino in pezzi. Immaginate una scatola grande, grande praticamente così, non poteva certo contenerlo.
tanto comunque si articola, pertanto non è fastidioso che il modellino abbia appunto sia stato concepito per essere venduto in pezzi. No, ma il collo ha una sensazione al tatto, se avete presente il mosasauro, esattamente quel tipo di pelle morbida. Ridiventa rigida dopo alla parte finale del collo e la testa ovviamente è in PVC, morbido ma comunque più duro rispetto al collo che è in gomma. Qui classica materiale della Mattel, queste plastiche durissime. No ragazzi, lo trovo incantevole veramente, il brachiosauro di Jurassic Park è lui. Ovviamente per una questione di spazio il modellone è venduto a pezzi, ma è enorme e adesso lo misuriamo, perché non tutti penso abbiano a disposizione uno spazio importante per poterlo esporre. Allora, il modellino ragazzi è alto la bellezza di 69-70 cm, per una lunghezza in questa posa di circa più o meno, ragazzi, siamo sugli 80 cm, ma la posa ovviamente si può posizionare anche così, si può mettere il brachio e quindi può raggiungere una lunghezza addirittura di 1,10 m di plastica. Ma adesso che abbiamo visto la lunghezza, sono molto curioso di farvi anche vedere quanto pesa, perché nonostante sia un'enormità di plastica, secondo me non pesa più di tanto. Dov'è il mio bilancino? Fortunatamente le articolazioni ci permettono abbastanza gioco. Ragazzi, il brachiosauro supera i 2 kg, 2,346 kg, cioè 2,346 kg. Vedete che rispetto ad altri modellini che abbiamo già visto non si può articolare per rendere il bacino più largo, però ragazzi, già è tanto che riesce a fare questi movimenti. Vedete il movimento della coda su e giù. Poi c'è anche un'altra parte che si può muovere, quindi questo è carino perché possiamo anche risparmiare un po' di spazio facendo così. E c'è la parte finale della coda, non ho mai capito perché Mattel mette questo movimento che ruota, va bene, forse per fargli fare più pose. Ok, questa è la coda, comunque coda corta dei brachiosauridi, ricordiamolo. La coda dei brachiosauridi era molto corta rispetto al collo e al corpo. Articolazione del collo, che può ergersi, articolazione dei piedi e delle mani, quindi sia i piedi che le mani si possono articolare, vedete anche qua, articolazione dell'avambraccio, vedete qua anche tra femore e tibia, ma adesso vediamolo nella posa tipica del brachiosauro, quella della scena, perché secondo me lui differisce dal vecchio brachiosauro della Mattel soprattutto per il fatto che lui può fare quella posa, il vecchio non la poteva fare. Anche per via della coda, vedete che movimento che può fare la coda e vi permette proprio di poterlo ergere. Spettacolare! Sì, si regge tranquillamente. Ha un'ottima stabilità. E così è alto ben 77 centimetri. A cosa servono i modellini se non ad emozionarci ogni qualvolta che li guardiamo? Alcuni modellini di Jurassic Park mi fanno uno strano effetto nostalgia e questo è uno di loro. Notate subito la caratteristica principe di questo dinosauro, ossia le braccia notevolmente più lunghe delle gambe, che conferiscono la tipica postura dei brachiosauridi e del giraffa titan, appunto simile alla giraffa, da qui giraffa titan brancale. Però diciamo, non è la prima volta che vedo un brachiosauro così grande, non è la prima volta che mi emoziono soprattutto vedendo un brachiosauro. Anche nella Legacy Collection la Mattel aveva realizzato un brachiosauro che tra l'altro adesso rivediamo a confronto. Ed ecco il brachiosauro della Legacy Collection. Vedete che anche lui può fare questo movimento con il collo, addirittura, no, vanno giù uguali. I modellini sono molto simili, le dimensioni sono pressoché identiche.
forse leggermente più grande il brachiosauro della Legacy. Il brachiosauro verde, ragazzi, ha il collo più spesso. Nonostante il collo sia più grande, più spesso la testa rimane più piccina, soprattutto il muso è più corto. Notate invece come il muso del brachiosauro della Hammond Collection sia più lungo. Testa con la classica cresta a elmetto, tipica del giraffa Titan, appunto. All'epoca, quando uscì il brachiosauro della Legacy, era tanta roba, fu bellissimo. Tra l'altro è tuttora, credo, un bellissimo modellino. Non è articolato, però, a differenza dell'Hammond, nelle gambe. Vedete, le gambe sono fisse, mentre nell'Hammond, appunto, si possono articolare. Il brachiosauro della Legacy Collection non poteva e non può, ovviamente, ergersi sulle posteriori per riprodurre quella scenetta di Jurassic Park, perché soprattutto la coda, vedete, non è articolata, può fare solo un movimento laterale. Conserva comunque il suo grande fascino, ma devo dire che il brachiosauro della Hammond è più completo. La marea di pose è appunto il punto forte proprio del modellino della Hammond Collection, sia rispetto al brachiosauro vecchio della Mattel, sia comunque a tutta una serie di brachiosauri che sono in vendita, che riguardano Jurassic Park. Nessuno, quasi nessuno, può ergersi sulle posteriori in questo modo, a meno che non è una statua in resina proprio scolpita in questa posa, e ce ne sono. Ci tengo a specificare che Mattel, rispetto ad altri brand, non scolpisce in plastica neutra, tipo bianca o grigia, e poi dipinge il modellino sopra. Scolpisce con il colore della plastica proprio del modellino, quindi è meno soggetta a scalfirsi, a rovinarsi, a macchiarsi, perché il colore della plastica, se prende una botta, è quello. Comunque non è che si rovina o va via il colore. L'unica cosa che fa è che aggiunge una spazzolatura a secco per renderlo magari più vivido, per rendere dei toni di colore diversi. E questo devo dire che è stato anche lavorato dopo, con questa spazzolatura a secco, e gli è stato dato anche del lucido comunque in alcune parti. Trovo un lavoro eccezionale anche di pittura. La Mattel è famosa per dipingere bene i suoi modellini, anche se a volte non dipinge tutto il modellino, evita di sprecare vernice in alcune parti, tipo nel vecchio Legacy. Guardate come le unghie non siano dipinte, rimangono lo stesso colore della plastica di base, mentre nel Mattel Hammond Collection vedete come abbiano dipinto tutte le unghie. È un livello di cura e dettaglio superiore. Ci sono modellini sul mercato come Collecta, Safari, Reebok, PNSO, che ovviamente, se prendono dei colpi o vi cadono la mensola, si macchiano, si rovinano, si toglie la vernice. Con questi non succede, è raro vedere che si può scalfire la vernice. Potete tranquillamente farli cadere, se non ci credete provateci, compratelo, fatelo cadere apposta e vedrete che non gli succede niente. Il colore, tra l'altro, mi piace tanto perché è più fedele a quello del film ed è impreziosito da questi puntini, queste macchioline sotto il ventre, che conferiscono veridicità alla pelle. Cioè, sembra una pelle vera. Poi, con tutte queste pieghe, innumerevoli grinze che si creano, fa proprio un effetto pelle in movimento. Davvero, davvero bello l'effetto che fa. Una pelle raggrinzita al punto giusto. Anche se non si percepiscono le squame, ma d'altronde, in un dinosauro così grande non è necessario riuscire a vedere squama a squama. Per farvi capire la differenza, vedete qui il brachiosauro della Hammond Collection in rapporto al brachiosauro della We Dragon. Vedete che differenza di mole. Adesso ve la faccio vedere anche in rapporto alla più grande figura in PVC in commercio per quanto riguarda i sauropodi, è la Lamosauro della Harwood. Guardate qui, nonostante sia enorme, come sia molto più piccolo rispetto al brachiosauro Mattel. Qui invece potete notare anche il brachiosauro della Safari Carnegie. Vedete come un tempo i modellini erano molto più piccoli rispetto a oggi. Ci stiamo ingrandendo. E questo invece è il brachiosauro della Invicta. Vedete come sono tutti più piccoli dei due giganti. Ma vedete come sul mercato non esistano sauropodi più grandi di quelli Mattel. La Mattel è riuscita nell'impresa di darci un brachiosaurus, se non identico, davvero molto simile a quello che abbiamo visto nel film, alla maquette con la quale hanno realizzato
l'animatronic nel film. Infatti il bello di questa linea Hammond Collection è che loro scolpiscono i modellini come se fossero delle piccole maquette. Immaginate un regista del film che deve riprodurre un dinosauro enorme in scala 1:1 e vedete che questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza per ricreare il modello gigante. Vedete come la maquette degli Stan Winston Studios sia davvero molto simile al nostro brachiosauro. Vedete, le proporzioni sono davvero simili. Tra l'altro, una delle differenze con il vecchio brachiosauro è anche la pelle. La pelle del vecchio brachiosauro era molto più liscia rispetto alla ben più rugosa pelle del Hammond. Il meccanismo del collo che vi ho detto prima si sente all'interno, che è formato da più pezzi, da più parti che si possono comunque un minimo ci si può giocare, non troppo, ragazzi, non vorrei forzarlo troppo, mantiene leggermente la posa, ma poi neanche più di tanto. Vedete, si può piegare leggermente, ci si può giocare un pochino, però alla fine ritorna al riposo, vedete, in questa posizione. Io preferisco questa soluzione piuttosto al collo duro, rigido e che non può prendere nessuna posa di quello vecchio. Vedete, il brachiosauro vecchio, il collo è rigido, si può girare neanche la testa, solo la bocca. Nel vecchio l'unico movimento possibile è questo. Peccato, perché il fatto che non riesca a mantenere la posa un po' come vogliamo fa sì che perdiamo un po' di pose, ma in fin dei conti non è un dramma. È compensato sicuramente dal notevole feedback che rilascia al tatto. È un dinosauro anche bello da toccare. Ma ora concentriamoci sulla testa, che credo che sia il pezzo forte di questa scultura, nonostante sia molto piccola. L'articolazione della testa funziona davvero bene, è molto credibile, può andare addirittura in alto, in basso e laterale senza problemi. La testa, leggermente sottodimensionata, è anch'essa fedele a quella del film, che presentava il brachiosauro nel film, presentava il collo comunque più largo rispetto alla testa. E questa è una cosa importante, perché Mattel ha mantenuto le stesse proporzioni del brachiosauro del film. L'impatto visivo è davvero gasante. E credetemi se vi dico che mai mi sarei aspettato da Mattel un livello di cura così elevato. Guardate che spettacolo. Che dettaglio e com'è realizzata bene. Guardate le pieghe intorno all'occhio. L'occhio di questa figura è letteralmente unbelievable. Sembra un occhio vero. Guardate. Classici riflessi che hanno gli occhi veri degli animali quando sono liquidi, neri, scuri, così. Bellissimi. In realtà anche lui ha gli occhi ambrati. Soltanto che con la luce dei faretti rivolta contro danno l'impressione di essere scuri, di essere neri. In realtà sono occhi ambrati con all'interno una pupilla, questa volta tonda, giallo con pupilla nera, un occhio che si muove addirittura seguendo. A tratti inquietante, l'interno della bocca è realizzato bene. Mi piacciono i denti piccolini, dipinti molto bene, e la sagoma della lingua attaccata al palato, il tutto colorato divinamente. C'è anche una splendida passata di lucido, vedete qui? Lingua lucida per rendere l'interno della bocca ancora più realistico. L'articolazione della testa funziona molto bene. Hanno scolpito la testa sottodimensionata proprio come era la maquette nel film, con il collo più largo rispetto alla testa. Anche il colore è molto fedele al Brachiosaurus del film. Le emozioni che mi sta trasmettendo questo brachiosauro ad averlo qui di fronte a voi sono davvero tante. Credo che non lo esporrò nella mia bacheca, ma me lo metterò in camera da letto su una mensola, perché mi piacerà guardarlo tutte le sere prima di dormire e ricordarmi dei bei tempi. Difetti sinceramente non ne vedo su questo modellino, a parte il fatto che sia enorme e occupa un bordello di spazio, ma anche il collo sinceramente mi ha convinto ad avere un grande impatto visivo e sono sicuro che non deluderà nessuno. Adesso però vediamolo in rapporto agli altri modellini che ho già recensito di questa linea. Lui è il Terizinosauro, protagonista dell'altra ultima recensione che ho fatto. E vedete, nonostante era un gran bel bestione il Terizinosauro, vedete quanto è piccolo in rapporto al Brachiosauro. Qui invece abbiamo il Giganotosaurus, eccolo qua. Lui era probabilmente uno dei più grandi teropodi che abbiano mai calcato la Terra.
sicuramente in Jurassic Park è grande, forse anche più del Tyrannosaurus Rex. Nei modellini Mattel anche risulta essere un po' più grande del tirannosauro, che vi faccio vedere subito. Questo è il tirannosauro, sempre della Hammond Collection, con i piedi enormi. Meno male che hanno cambiato i piedi e adesso li fanno bene, ma lui è uscito prima e aveva questi piedoni. Vedete comunque che il brachiosauro è comunque il più grande, anche se li mettiamo tutti e tre insieme non facciamo il peso e la grandezza del brachiosauro. E poi c'è Hammond. Vedete John Hammond, così vediamo anche le proporzioni con un omino. Questi sono tutti i modellini che io ho recensito fino ad oggi. Continuerà il format tutti matti per Mattel ogni martedì alle 14.30. Da me e dal brachiosauro Hammond Collection della Mattel è tutto. Ci vediamo alla prossima.